Buonasera. E dopo. Allora, trattiamo l'interrogazione presentata dalla consigliera Franciosi relativa alla bonifica acque di prima falda e costi. Prego, consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Allora, questa interrogazione è estremamente articolata e così è molto tecnica, infatti è stata preparata da me insieme a un tecnico ed è anche estremamente articolata poi la risposta che darà l'assessore. Di fatto il tutto è partito dal convegno di refare e bonificare che c'è stato qualche tempo fa in comune, al quale appunto il tecnico che mi ha aiutato a stendere l'interrogazione ha partecipato e visto appunto tutti i come dire, come si è evoluta anche la normativa in termini di bonifiche, nello specifico delle bonifiche dell'ex area FALC, volevamo capire quali erano i progetti e come erano stati rivisti i progetti in seguito alle nuove direttive del Ministero. Pertanto abbiamo interrogato Sindaco e Assessore per ricevere i chiarimenti che leggerò e che sono quali sono i dati aggiornati circa l'inquinamento della prima falda sotterranea, qual è il progetto di bonifica della prima falda, se è stato rimesso in discussione dal Ministero dell'Ambiente o da altri enti, sono state avanzate delle proposte di modifica del progetto di bonifica della falda che vorrebbero portare ad una bonifica più leggera concentrata solo sugli hotspot, visto l'imminente avvio delle operazioni di bonifica dei suoli dell'area FALC, quando l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni prevede di attivare il proprio presidio di bonifica delle acque di falda, qual è lo stato dei ricorsi avanzati dei proprietari terrieri che avevano aderito al progetto della consortile per la barriera idraulica di bonifiche delle acque di falda, se le proprietà della consortile non verranno o non saranno tenute a pagare l'attività di bonifica, chi se ne farà carico e quali sono i costi che ha sostenuto e che sta sostenendo il Comune di Sesto San Giovanni relativamente ai ricorsi in essere con i proprietari che avevano aderito al progetto per la bonifica delle acque di falda e che ora sembrano non essere più disponibili a finanziare il progetto. Grazie. Grazie, risponde l'assessora Iannizzi, prego. Buonasera, grazie Presidente. Allora, come dicevamo prima, la risposta è molto complessa e molto tecnica, per cui come dire, magari proviamo a leggerne alcune parti per rispondere, poi rimando chiaramente a chiunque volesse maggiori informazioni poi a una parte scritta, perché poi insomma, al di là di quello che posso dire io, la parte che è stata ben esplicitata e ben argomentata è molto tecnica e quindi è più preciso, diciamo così, poterla leggere. Comunque abbiamo iniziato la nostra risposta con una premessa relativa a quello che il Ministero dell'Ambiente sta facendo rispetto ai siti di interesse nazionale, per cui al fatto che di fatto sta avviando un processo che è di ricostruzione e di rielaborazione della documentazione riferita alle aree dei siti di interesse nazionale e anche chiaramente a quello di Sesto San Giovanni, per cercare in realtà, che è quello su cui sta lavorando, i nessi di causalità tra le contaminazioni riscontrate nei suoli e nelle acque di falde. Ci sono poi una serie di, diciamo così, di elaborazioni in corso da parte degli enti che sono competenti o comunque che sono interrogati rispetto a questi temi, che stanno valutando i procedimenti di bonifica e quelli che sono i progetti, diciamo così, che sono stati messi in questo momento, che si sono cominciati a discutere. Non è stato ancora messo in campo nulla poi dal punto di vista pratico.
E in particolare, proprio in relazione al fatto che una serie di enti, tra cui citiamo la provincia di Milano, la regione Lombardia, ARPA per esempio, hanno mandato, proprio in relazione al fatto che c'è stato questo confronto, anche una nota scritta al Ministero, in cui rispetto al progetto di bonifica della falda, per come era stato pensato inizialmente, quindi la barriera idraulica e tutto quello che conosciamo, si provava, come dire, a definire alcuni elementi che potevano eventualmente rivederlo, per una serie di dati che chiaramente da quando il progetto è stato scritto si sono evidenziati, vuoi per i monitoraggi che ci sono, vuoi anche per una serie di dati che non riguardano soltanto il territorio di Sesto San Giovanni, come abbiamo scritto. La prima domanda che ci faceva la consigliera era i dati aggiornati circa l'inquinamento. Come abbiamo scritto, il monitoraggio all'interno del SIN è costante, ha una sequenza semestrale ed è fatto nei mesi di marzo e di settembre. L'ARPA, che acquisisce chiaramente i risultati delle analisi che vengono fatte dai soggetti privati, poi predispone una relazione conclusiva che tiene conto chiaramente di questi dei risultati che monitorano l'acqua di falda. L'ultima che noi abbiamo è quella relativa a settembre 2013, che abbiamo infatti riportato e rimando a chiunque volesse insomma approfondire, però ci sono le conclusioni degli inquinanti che ARPA ha evidenziato. La domanda che poi ci veniva fatta era in relazione al progetto di bonifica, se è stato rimesso in discussione dal Ministero o dagli altri enti, e qui riprendo quello che ho detto prima, no? Che abbiamo anche già anticipato in premessa. Di fatto ci sono state una serie di valutazioni molto approfondite di tipo tecnico che hanno visto il confronto congiunto degli enti preposti, nonché, come dire, una serie anche di modifiche legislative che hanno portato chiaramente una ridefinizione di alcuni elementi. Poi tutto il monitoraggio che ormai negli ultimi 10 anni viene fatto rispetto alla bonifica di falda, tutti questi rispetto alla falda, chiaramente tutte le informazioni che attualmente sono decisamente più consistenti, sono ampie, sono dettagliate, hanno consentito una rappresentazione decisamente più oggettiva e aggiornata della contaminazione e quindi a un possibile intervento che tenesse conto chiaramente di questo. Non dimentichiamo che anche Capholding fa un lavoro molto importante di monitoraggio delle acque, che tra l'altro vede coinvolto non soltanto il territorio di Sesto San Giovanni, ma anche i territori limitrofi. Infatti, proprio lo studio che Capholding ha fatto ha evidenziato anche una serie di dati rispetto alle aree esterne a quelle del territorio comunale e ha evidenziato quella che viene chiamata tecnicamente una contaminazione diffusa, cioè una contaminazione che è presente non soltanto nello spazio di Sesto San Giovanni, ma che è diffusa e che è diffusa nel tempo. Questo perché? Perché di fatto non è che, come dire, ai confini di Sesto San Giovanni c'è un muro che delimita la nostra falda, ma è chiaro che la falda, che tra l'altro è fatta di acqua, no? Ovviamente, no? Consente alle acque di andare e di venire. Per cui non è soltanto, come dire, il territorio di Sesto San Giovanni che è soggetto a una serie di contaminazioni, ma lo è diffusamente, come dire, una parte del Nord Milano, direi, no? Si parlava di Brugherio, Cologno, Milano, Cinisello Bassa, Monova, Milanese e Monza. Per cui è chiaro che un intervento, che sia un intervento puntuale soltanto in una parte dove la contaminazione c'è, risulta essere poco efficace, soprattutto se magari, no, le fonti di inquinamento non sono neanche interne al territorio, ma sono esterne, cosa di cui attualmente non sappiamo, però è chiaro che va tenuto in considerazione tutto. Se anche si fa un intervento puntuale, no, e si mette a posto una parte, ma poi le contaminazioni continuano ad arrivare, è chiaro che, come dire, diventa uno spreco di soldi e soprattutto inutile dal punto di vista proprio della bonifica. Per cui da qui l'importanza, come dire, di considerare questo aspetto che prima non era così chiaro. L'altra domanda che ci fa la consigliera è se, come dire, sono state avanzate delle proposte che vengono chiamate di bonifica più leggera. Qui abbiamo voluto, come dire, specificare, no? Devo dire, soprattutto i tecnici hanno voluto specificare perché giustamente, insomma, dicono no, non esiste una bonifica più leggera e una bonifica meno leggera, assolutamente. Qualunque sia la tipologia di bonifica che si mette in atto,
gli obiettivi di bonifica che vengono definiti sono definiti dalla normativa e devono essere rispettati, per cui questo rimane, come dire, per dato, quindi non c'è una bonifica più leggera o una meno leggera, di questo non dobbiamo preoccuparci. Quindi anche il processo di revisione che si sta attuando attraverso il confronto degli enti di bonifica della falda evidentemente dovrà tener conto chiaramente delle normative, quindi come dire, la definizione di bonifica più leggera appunto non è appropriata in questi termini, insomma. L'altra cosa che ci chiedeva è quando l'amministrazione comunale di Sesto prevede di attivare il proprio presidio di bonifica delle acque di faldo. Qua abbiamo voluto specificare che non è previsto e nemmeno è stato configurato il presidio di bonifica proprio delle acque di falde proprio dell'amministrazione comunale, perché attraverso l'accordo di programma che è stato siglato con la Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente, di fatto il Comune di Sesto è definito come soggetto attuatore di un progetto consortile di bonifica che però è imposto alle proprietà private, individuate dallo stesso Ministero dell'Ambiente, all'interno chiaramente del SIN. Però è importante sottolineare che attività di monitoraggio, come abbiamo detto prima, ci sono sempre e sono costanti, sono semestrali, chiaramente queste permettono di monitorare l'evoluzione della contaminazione all'interno della falda, per poi andare a puntualizzare gli interventi come già evidenziato. L'altra domanda che poi ci veniva fatta è: se le proprietà della consortile non vorranno, saranno tenute a pagare l'attività di bonifica della falda, chi se ne farà carico? Allora, chiaramente ci sono una serie di articoli che noi abbiamo riportato, che sono del decreto legislativo 152 del 2006, che specificano che cosa succede qualora si verificassero i casi, e questi saranno gli articoli che chiaramente verranno seguiti, quindi ci comporteremo come da norma. Qual è lo stato, poi ci viene chiesto, dei ricorsi avanzati dai proprietari che avevano aderito al progetto della consortile? Allora, questo vale la pena leggerlo perché è piccolo ma è importante. I ricorsi che sono stati promossi dalle società proprietarie di aree comprese nel SIN sono in maggior misura fondati sul tema della responsabilità della contaminazione, cioè gli operatori privati a cui il Ministero richiede gli interventi di bonifica della falda affermano di non essere responsabili dell'inquinamento della falda né di contribuire attualmente allo stesso. Rispetto a tali tesi, il Ministero, soccombente in alcuni casi di fronte al TAR, ha ricorso a sua volta al Consiglio di Stato, riproponendo inoltre la richiesta di intervento da parte degli stessi operatori privati, sulla base di un principio giuridico che a parere del Ministero li riterrebbe, insomma, responsabili. È chiaro che qua, come dire, non è così semplice poi, no? La definizione di quello che saranno le decisioni che poi il Consiglio di Stato evidentemente prenderà. Prendiamo atto del fatto che in molti casi è soccombente il Ministero, e questo è un dato di fatto, che, voglio dire, senza nessun tipo di giudizio di merito, però così è. E poi ci è stato chiesto quali sono i costi che sta sostenendo il Comune di Sesto sui ricorsi con i proprietari. Sono elencati, per cui si parla appunto di questi costi che il Comune sta sostenendo per chiaramente far fronte ai ricorsi al TAR. Non sono molti, ma sono specificati poi qua nella risposta. Adesso non vado a leggerli perché credo che annoierei tutti quanti. Per qualora qualcuno volesse approfondire, siamo ovviamente a disposizione. Grazie. Grazie all'assessore Iannizzi. Consigliera Franciosi, se vuole replicare, prego. Io ringrazio per la risposta. Stavamo comunque entrando nel merito della risposta e ci teniamo aperto il varco di ulteriori interrogazioni. Eventualmente magari potremmo anche fare una commissione, visto che se n'era anche parlato qualche mese, forse un anno fa, di parlare proprio nello specifico delle bonifiche nell'area ex Falc, soprattutto a livello proprio del bacino idrico. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Prima di iniziare, intanto buonasera a tutti. Voglio presentare il direttore al settore servizio alla persona, il dottor Mogora, in veste di vice segretario, che
che sostituisce la dottoressa Di Girone, assente per ferie. Naturalmente le auguriamo un buon lavoro. Un benvenuto. Un benvenuto. E poi, visto che siamo nelle comunicazioni, un pensiero dedicato proprio alla nostra assessora Elena Iannizzi. Il Consiglio Comunale formula i più sinceri auguri per il suo matrimonio, celebrato sabato scorso dal nostro sindaco Monica Chittò. A lei e suo marito le nostre più sentite congratulazioni. Adesso la parola al dottor Molvora per l'appello nominale. Prego. Buonasera a tutti. Aiosa Alessandra. Antonioli Anna Maria. Boccia Ignazio. Caponi Giampaolo Giorgio. Chittò Monica Luigia. Cremonesi Matteo. De Noia Eros. Di Stefano Roberto. Assente. Foggetta Michele. Franciosi Serena. Gianvecchio Savino. La Miranda Antonio. Landucci Franca. Nossa Moreno Livio. Pastorino Loredana Lucia. Pavan Pierantonio. Pennasi Chiara. Pietra Gioconda. Rivolta Andrea. Romagnello Vito. Teormino Lucia. Titta Ferrante Angela. Torraco Luigi. Presente. Tremolada Marco. Vavassori Fabiano. Risultano consiglieri presenti 15, consiglieri assenti 10. La seduta è valida. Inoltre risultano giustificate le assenze della consigliera Landucci, La Miranda, Gianvecchio, Romaniello, Tremolata e Pastorino e anche il consigliere Pavà. La consigliera Titta Ferrante e Cremonesi arriveranno con un attimino leggermente in ritardo. Se adesso c'è tutti per cortesia ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Thank you.
Grazie. Come da prassi occorrono tre scrutatori. Bavassori, Pietra, Aiosa, Franciosi, Aiosa. Grazie. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, con l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina degli interventi educativi territoriali per minori con disabilità. La parola alla consigliera Pietra come relatrice di commissione. Prego. Grazie Presidente. Allora, il 12 giugno scorso si sono riunite congiuntamente la prima e la terza commissione consiliare per analizzare le due delibere che discuteremo questa sera. L'approvazione del regolamento comunale per la disciplina degli interventi educativi territoriali per minori con disabilità e l'approvazione del regolamento comunale del servizio di trasporto sociale. Presenti alla riunione erano l'assessore Perego e il dottor Molgora. Il primo regolamento riguarda i minori ed è una novità che si lega ad un bando attualmente aperto per l'assegnazione dei servizi educativi che vede implementare la voce di spesa con un aumento di 300 euro per il raddoppio delle ore di sostegno a scuola da 400 a 700, inserimento della copertura economica per gli educatori per bambini disabili all'interno dei centri estivi ricreativi e l'inserimento di questo nuovo servizio sperimentale di assistenza domiciliare per minori con disabilità. Si tratta di una sperimentazione che viene avviata per la prima volta sul nostro territorio ed è un servizio di secondo livello che è dipendente dalla presa in carico dei minori. Il secondo regolamento invece va a disciplinare un servizio che è già presente sul territorio e che presentava però alcune lacune, ma di questo ne parleremo dopo. Il dottor Molgora, dopo un'introduzione dell'assessore Perego, ha illustrato le caratteristiche del primo regolamento che disciplina gli interventi territoriali per minori con disabilità. Le finalità degli interventi educativi territoriali sono mirate a sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare, favorire il mantenimento e il recupero delle abilità della persona, assicurare il necessario supporto ai nuclei familiari, prevenire e contrastare situazioni di rischio di isolamento sociale o rischio di emarginazione, collaborare con i servizi del territorio. La logica di questo intervento educativo, sottolineato il dottor Molgora, a differenza di altre esperienze in altri comuni, oltre all'attività a domicilio, propone attività di integrazione con il territorio, con l'accompagnamento del minore in varie attività sportive, ricreative e nelle relazioni coi pari. L'elemento centrale nell'attuazione del piano individualizzato è un'equipe non rigida che valuta le situazioni, raccoglie informazioni, monitora l'andamento e valuta le modifiche eventuali. L'educatore diventa una figura fondamentale presente nella fase di progettazione. Non è un servizio a domanda individuale, ma basato appunto sulla presa in carica del minore da parte dell'equipe del servizio. Ci sono dei criteri di priorità, nel caso si formino liste d'attesa viene data priorità agli interventi che hanno un impatto maggiore sull'autonomia, un'urgenza, gli obiettivi possono venire raggiunti solo in quel preciso momento della vita del minore, e quegli interventi che raggiungono gli obiettivi in minor tempo. Poi si parla di obblighi, di modalità di realizzazione del progetto. E penso che tutti però abbiamo letto poi il progetto e quindi non sto a rileggere tutta la delibera. Nel corso della commissione sono state poste alcune domande da parte dei commissari relativamente al numero di casi che con il finanziamento è possibile seguire, che sono risultati dalle risposte avute essere una decina. E sono state fatte alcune obiezioni e posti alcuni interrogativi rispetto ai criteri di scelta del minore da prendere in carico con questo servizio, in caso di maggiori domande rispetto alle possibilità di risposta. È stato anche chiesto se questo tipo di servizio può in futuro prevedere contributi finanziari da parte delle famiglie per ampliare il numero degli interventi. Alla Commissione erano presenti i genitori di sostegno, dei genitori di sostegno dell'Associazione Genitori della Nostra Famiglia, due realtà che sinergicamente da anni sul nostro territorio insieme ad altre associazioni e a gruppi di genitori operano
in difesa dei diritti dei portatori di disabilità, per l'inclusione scolastica e sociale, e stanno lavorando in questo momento sulla pedagogia genitoriale. Il loro apporto è stato fondamentale, interessante, e il dibattito si è sviluppato anche grazie alla loro esperienza e ovviamente alla loro competenza di vita vissuta. Innanzitutto hanno accolto positivamente l'inizio di questo percorso. Hanno però indicato la scuola come luogo importante di inclusione e integrazione, dove lavorano equip che progettano interventi per minori con disabilità in sinergia con altri servizi, e quindi ritengono giusto recuperare la scuola e la sua elaborazione all'interno della progettazione per questo servizio. Così pure trovano giustamente importante che venga coinvolta la famiglia, poiché i genitori sono coloro che hanno la conoscenza maggiore ovviamente dei loro ragazzi. E a proposito dei criteri contenuti nell'articolo 8, paragrafo 5, hanno sottolineato che il percorso educativo di un bambino con disabilità è un percorso pieno di sorprese e il risultato non è anticipabile. Per cui criteri troppo stretti, legati a un veloce conseguimento di risultati oggettivi, rischiano di essere negativi per casi più gravi, tenendo anche conto del criterio, tra l'altro scritto nella delibera, riferito al sollievo della famiglia. E i genitori hanno anche posto l'accento sulla necessità di costruire un progetto vita che coinvolga sanità, scuola, ente locale, centri di riabilitazione, di neuropsichiatria infantile, per non spezzettare come interventi autonomi i vari progetti sul minore. L'assessore ha risposto che intenzione del settore quello di andare verso la costruzione di una presa in carico integrale che comprenda l'interconnessione con tutti gli enti territoriali che operano con e per i minori e con le famiglie dei minori. Nell'eventualità di pagare da parte delle famiglie questo tipo di intervento non si chiede una compartecipazione finanziaria, perché è un intervento che propone l'ente locale sui minori presi in carico, lasciando però aperto, dopo l'esperienza di un anno almeno, eventuali riflessioni su altri scenari possibili in questo senso. Ha poi ricordato l'articolo 1.5, laddove si parla del coinvolgimento della famiglia. Il dottor Molgora, riferendosi al sollievo alla famiglia, citato nel regolamento, ne parla come di un intervento slegato dal percorso educativo del progetto con un suo iter autonomo. Si è dichiarato pienamente d'accordo sul progetto di vita, indicando la possibilità, esperienza che lui ha fatto anche dal comune di provenienza, di costruire una regia dell'ente locale con l'equipe di presa in carico globale che eviti lo spezzettamento dei vari percorsi. Alla domanda è quando questo servizio entrerà in funzione, ovviamente se viene approvato questa sera il servizio dovrebbe entrare in funzione a settembre. Per ora mi fermo qui, grazie Presidente. Grazie a lei per il modo così dettagliato che ci ha raccontato relazionato ai lavori di commissione. A questo punto apriamo la discussione su questa delibera. Prego i consiglieri di prenotarsi per intervenire. Grazie. Non vedo prenotazione per intervenire, quindi su questa delibera è stato presentato un ordine del giorno.
Sì, allora un attimino di pazienza che arrivano a questa delibera degli emendamenti, quindi un attimino che vanno a fare fotocopie, così lo discutiamo. Grazie. Scusate, io direi di sospendere un attimino il tempo che fanno le fotocopie, dopo riprendiamo il consiglio. Grazie. Allora, una sospensione di 5 minuti. Grazie. Scusi, Presidente.